24, 25, 26 per i festeggiamenti di Sant'Anna. Il presidente Angelo Manzillo ci spiegherà cosa state organizzando proprio sul Monte Petrino a Sant'Anna. Buonasera, allora noi il 24, 25 e 26 abbiamo pensato di organizzare questo evento per portare, siccome il luogo è un luogo bellissimo con una panoramica stupenda e siccome c'è una tradizione molto antica che i nostri antenati ci hanno sempre trasmesso, allora noi, avendo come tema questo, vogliamo portare la tradizione mondragonese sul monte. Ci spieghi un po' cosa c'è in programma precisamente? Allora, il programma c'è sia un programma gastronomico, perché cerchiamo di portare avanti tutte le antiche tradizioni della culinaria di Mondragone, proprio la vecchia cucina basata sui vecchi contadini che facevano dei pranzi semplici, però erano gustosi con delle cose semplici senza andare avanti. E poi abbiamo pensato di portare sempre su questo stesso tema della musica popolare. Allora abbiamo invitato dei giovani di Mondragone che si chiamano i Malerva, che è un gruppo che fa proprio un tipo di musica prettamente tradizionale, che parte dalle origini di Mondragone. E poi insieme a loro abbiamo portato un altro gruppo di ragazzi che fanno sempre musica popolare, e questi ragazzi sono di Pomigliano d'Arco e si chiamano i Sesi, sarebbe il gruppo operaio molto conosciuto nel gergo della musica popolare. Questi tre giorni di luglio saranno di preparazione alla grande festa di agosto, la festa dell'Assunta. Cosa ci sarà per quell'occasione? Certamente, diciamo, noi abbiamo scisso le due feste, perché uno è una festa, come abbiamo detto, basata sulla tradizione, per avere una memoria storica, anche per ricordare ai giovani che il luogo di Mondragone è un luogo molto molto bello che la natura ci ha regalato e noi non dobbiamo sciuparlo. E insieme a questo luogo così meraviglioso, i ragazzi giovani devono conoscere anche la tradizione, perché attraverso la tradizione, attraverso la memoria storica, che si costruisce il futuro. Vogliamo approfittare per invitare la cittadinanza? I cittadini di Mondragone conoscono bene questo luogo e sanno che questo è un luogo sacro per Mondragone, perciò dovranno venire in Grand Master a onorarci e ammirare la bellezza di questo posto, che è un posto meraviglioso che noi dobbiamo ricordare per tutti i nostri giorni della nostra vita. Noi accogliamo questo invito e invitiamo anche noi come Campania Felix la gente a venire a questi eventi. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie.